Ciao, sono Nicole e sono un portiere di hockey. Qualche giorno fa ho deciso di fare coming out pubblicamente e volevo raccontarvi il perché di questa scelta. Premettiamo il fatto che fino a poche settimane fa io pensavo che in ambiente sportivo nessuno sapesse che sono lesbica. Quando è successa questa cosa? In pratica una mia amica ha parlato con una ragazza che era con me, che era in squadra con me durante i mondiali del 2011. E questa mia amica le ha parlato di me e lei ha risposto: "Ah sì, Nicole, certo che me la ricordo, come sta? Come sta la sua ragazza? Insomma, stanno ancora insieme?" E quando l'ha detto, quando la mia amica l'ha detto a me, mi sono sentita veramente una stupida. Perché pensate che la mia ragazza non voleva neanche venirci ai mondiali perché si vergognava. E abbiamo vissuto tutto il mondiale cercando di nasconderci il più possibile, di non parlarci, non guardarci. Se ci parliamo un metro di distanza. Quindi, quando che invece, secondo me l'amore si vede. E quindi le persone lo sapevano e non era un problema perché non c'è niente di cui vergognarsi. Quindi ho fatto coming out e cosa è successo dopo? È successo che ho ricevuto tantissimi messaggi e tutti molto positivi. Non ce n'è stato uno negativo o discriminatorio. Quindi penso che il mondo stia cambiando molto rapidamente. E io ho 22 anni, ma non sono passati tanti anni da quando ho interiorizzato il fatto di essere lesbica o comunque mi sono guardata un po' più dentro. Quindi se penso di dover dare un consiglio alla me stessa di qualche anno fa, mi direi sicuramente di essere sincera, prima di tutto con me stessa e con gli altri. Di essere attenta, ma sicuramente fiduciosa, perché le cose stanno cambiando in fretta e credo che comunque ad essere se stessi non si sbaglia mai. Quindi, ragazzi, le cose cambiano, non abbiate paura.